siamo in località Lovo. Ancora qua una nota di toponomastica. Lovo era il lupo. Lovo, Cantalovo, Lovara. Tutti termini che testimoniano che il lupo era presente nelle nella zona qua della Bassa Veronese almeno fino al 1500. Questo qua è un punto importante, è un punto in cui l'ipotetica strada romana, che qua non è neanche tanto ipotetica perché questo era un tratto di strada romana, faceva un bivio. Un ramo andava verso nord, verso Venezia Nuova, e l'altro andava verso lo scolo Cagliara e il ponte di pietra. In questo posto non si sa bene se ci fosse un villaggio o un nucleo di poche case, perché non sono stati fatti scavi adeguati. I pochi materiali che sono stati rinvenuti non ci danno una documentazione adeguata. In questo posto è stato anche trovato un sepolcretto, ma poco, tutto molto approssimativo. Importante invece è nel 1962 il reperimento in questa zona di un blocco di trachite grigia dei Colli Euganei, che era un monumento sepolcrale di un liberto della gens Clodia. I liberti erano quelli che ottenevano la libertà dal padrone, che ottenuta la libertà ha fatto erigere per sé e per la moglie, che era anch'essa liberta dello stesso padrone, questo monumento. È un blocco, come ho detto, di dimensioni abbastanza consistenti. È scritto in tre righe che vanno digradando di altezza dai 10 cm caratteri agli 8 della terza riga. Il blocco è mancante dalla parte sinistra e scheggiato dalla parte destra. È molto importante questo documento, perché è l'unico documento scritto delle Valli Grandi veronesi. In nessun altro posto delle Valli Grandi veronesi è stato trovato un documento come questo qua. E vuol dire che la zona che era lungo questa direttrice di strada romana era molto progredita ed era già stata organizzata diversamente per la coltivazione, per l'irrigazione. Fatto sta che era una zona che forniva molto materiale a Verona e che ha reso Verona molto importante, una città che a quell'epoca era paragonabile soltanto a Milano, e nel Veneto, nella Venezia, la chiamavano allora seconda soltanto a Padova. In zona è stato trovato un sarcofago importante, perché è un documento sepolcrale in pietra. Nella nostra zona della Bassa Veronese ce ne sono soltanto due, uno nella zona di Stanghelle e un altro qua, ed è significativo il fatto che soltanto qua ci sia trovato un documento del genere, perché di solito i sepolcreti rendevano tutte testimonianze in cotto e non in pietra. E queste sono le uniche, questa è una delle due testimonianze in pietra che è stata trovata qua nelle Valli Grandi veronesi. Siamo in zona Massaua. Il termine è un termine dialettale che significa troppa uva. La coltivazione è documentata nelle carte IGM fino al 1935. Poi questo tipo di coltivazione è andata sensibilmente diminuendo. È un sito dell'età del bronzo, utilizzato successivamente anche dai romani. Sul posto venne fatta una costruzione di grandi dimensioni. Nel 1954 Maria Fioroni, invitata da alcuni abitanti della zona, è venuta, ha fatto uno scavo ed è stato rinvenuto un pozzo romano che ha provveduto a portare fuori, assieme naturalmente agli esperti, e attualmente si trova nel cortile della Fondazione Fioroni. Poco lontano, circa 3 metri di distanza, è stata rinvenuta poi una costruzione che probabilmente era una villa romana. Successivamente, negli anni 60, è stato trovato un pilastro di questa costruzione. Però l'importante di tutto questo insieme di resti romani è il materiale che hanno ritrovato, in particolare una moneta di Ottacilla Augusta dei Severi,
del 249, e questo dato è importante perché vuol dire che il sito era ancora efficiente dopo di questa data, perché se qua hanno trovato una moneta di quell'epoca lì, vuol dire che nel III secolo d.C. il sito esisteva ancora in piena efficienza. Hanno trovato poi una cuspide in ferro e soprattutto una plica in bronzo che raffigura un cavaliere e un cavallo, che sono stati fusi separatamente e poi uniti. Non è di manifattura locale, era uno dei tanti pezzi che venivano applicati a un balteo da cavallo, che raffigurava un imperatore insieme a cavalieri che stavano lanciando una frecce contro i nemici atterrati. Si tratta di un balteo bronzo da parata che risale al II secolo d.C., almeno per quanto riguarda il parere degli archeologi. Fu esposto in una mostra sull'Occidente romano a Parigi nel 1963, con scheda nel catalogo. In questa zona furono trovati dei basuli di trachite dal maestro Ercole Donella. In un sepolcretto, sempre in località Massaua, è stata trovata una ventina di inumati. In una fossa sono distinte tre sepolture, una di un bambino piccolo e un'altra bisoma, che sarebbe a dire due inumati in una unica fossa, uno coi piedi sulla testa dell'altro. Una terza tomba era, hanno ritrovato una spilla che serviva per chiudere la veste quando veniva sepolto il defunto. Negli anni 70 altri scavi vennero effettuati qua in questa zona e soprattutto qua una sepoltura ha attirato l'attenzione degli esperti, perché era sepolta con la prona, con la testa in giù, e poi a una profondità notevole, coperta con le braccia dietro la schiena, coperta da tanta terra e da massi di pietra, uno che schiacciava addirittura la testa. Si sono domandati cosa potrebbe essere questo e hanno ipotizzato che potrebbe essere una morte violenta, come invece potrebbe essere anche un castigo dato da un padrone ad uno schiavo ribelle, in modo che servisse da lezione anche per altri che avessero idea di ribellarsi alla volontà del padrone.